Se anche tu giochi a Brawl Stars, significa che lo hai scaricato. E per averlo scaricato significa che hai visto una iconcina sull'App Store o il Play Store o lo store che utilizzi. E poi sicuramente avrai questa iconcina qui sul tuo dispositivo. Ma da quanto tempo giochi e quante volte quella iconcina è cambiata? Quello che faremo quest'oggi sarà vedere la totale evoluzione fin dagli inizi del 2017 di Brawl Stars del suo logo. Esatto, fin da quando Brawl Stars era in verticale. E quando li vedremo, mi raccomando, siate onesti, scrivete nei commenti quale vi ricordavate oppure a quale logo corrisponde il momento in cui voi avete iniziato a giocare. Ma prima di mettere like entro 5 secondi, se volete aumentare le vostre coppe su Brawl Stars, sì, perché vi darò un po' delle mie fortune se lasciate like entro 5 secondi. Quindi 5, 4, 3, 2, 1, spero di aver fatto shock in tempo se volete aumentare di coppe. Benissimo ragazzi, questa volta dobbiamo essere iper, super, stra, mega carichi. Conosciamo il logo di Brawl Stars attualmente, ma andiamo indietro nel tempo. Allora, iniziamo con il game logo del download. Ossia, quando vi andate nel Play Store e via dicendo, dovete scaricare il gioco prima com'era. Ecco qui ragazzi, quello classico, quello che sta di solito in App Store, Google Store, quindi Play Store e vari store. È questo quadratino con questa specie di teschietto e due occhietti così. Questo dovrebbe stare ancora adesso al momento. Ma ragazzi, non è stato l'unico. Infatti c'è stato il Pirate Download Game Logo. Ossia, per un periodo, non mi ricordo quanto tempo fa, mi sembra nel 2018 credo, il logo del download era così, quindi con la bandana sull'occhio. Non mi ricordo se è stato il Natale scorso 2019 forse. No, questo davvero, perché hanno fatto l'aggiornamento dei pirati lì, che a Natale hanno cacciato le skin dei pirati, non ha senso. E questo qui quindi è il primo logo antico che vediamo, perché noi stiamo vedendo quello del download. Attenzione, ma non è ancora l'unico, perché è andato ancora più indietro nel tempo ragazzi. Cambia, no, non è indietro nel tempo, lo Star Park. Per il periodo dello Star Park è cambiato ed è diventato così. Io ragazzi, non è che li so a memoria quelli, la successione dei loghi. Ma adesso, se non erro, non è più questo. È tornato quello classico. Infatti, non so per quale assurdissima ragione il logo del download è quello che è cambiato meno volte, o comunque che cambia di meno in tutto quanto il mondo. Ebbene sì, perché ragazzi, vi farò vedere anche alcune differenze di alcuni loghi in base a dove ci troviamo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per questi iper super contenuti che troppo troppo fighi. Allora, finora quanti di questi voi conoscevate o vi ricordavate? Io personalmente tutti, perché ci gioco dal 2017. Ecco qua ragazzi, qua proprio è una scarica di feels assurdi. Qua abbiamo il logo di Brawl Stars durante la sua beta ragazzi. La beta prima del rilascio globale era questa stella, la stella di ricercati ovviamente, con scritto Brawl Stars con la S e la T bucati da un colpo di pistola. C'è anche l'ultima S. Ah no, anche quest'ultima S ha un buchino qui. Va bene. E il font era totalmente differente. Qui questo, non so perché c'era questa specie di due trattini, come per dire movimento o roba del genere, tipo rumore. A voi piace? A voi piace? Personalmente ha fatto una super evoluzione. Infatti vediamola, vediamo assieme l'evoluzione del logo di Brawl Stars. Ok, beta 2.0 assume fin da adesso quello che sarà il font. Il font significa la tipologia di scrittura. Anche questo qui è fatto con il font di Brawl Stars, per esempio. E guardate qui, abbiamo già Brawl Stars con la stellina, con il teschietto, con le due pistole. Le pistole poi cambieranno, perché ragazzi, a quanto pare, cioè, quelle pistole non piacevano, o comunque volevano rendere ancora diverso il logo. Quindi questo è la seconda, è la beta numero 2. Cioè ragazzi, da questo a questo ci sta
sono anni luce dal punto di vista del logo. È molto molto più figo questo. Ma poi va ancora più avanti grazie alle ali. Cambia nuovamente il logo con le ali di Brawl Stars. Non so perché hanno cambiato dalle pistole, dalle due pistole così, alle ali. Va bene, cioè, a voi come piace di più? Pistole oppure ali, ragazzi? Cioè, la scritta Brawl Stars non è cambiata per niente, solamente il loghettino che dalle pistole è arrivato con le ali. Va bene, ma non è tutto, perché continuiamo avanti. Credo che in realtà sia rimasto così adesso il logo di Brawl Stars classico. Ah no, perché c'è quello con i pirati, del periodo dei pirati, quello ha cambiato il logo. E quindi c'è poi anche quello dello Star Park. Quello Star Park è quello più carino, diciamo, quello con il cerchio, non il teschietto. Ah, attenzione, c'è pure quello di Brawl Win in cui è cambiato ed è andato ad essere in bianco e nero. Questo è molto 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 figo, ragazzi. Però c'è il teschietto ed è tutto quanto più bianco e violaceo. Oh 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 oh, eccolo qui un primo logo che forse non conoscevate. Il logo in Cina è Brawl Stars, però scritto in cinese, quindi è sempre così col teschietto con le ali. Ma qui c'è scritto Brawl, cioè ovviamente qui c'è scritto Brawl. Mi sembra abbastanza scontata come cosa che qui c'è scritto Brawl e Stars. Brawl Stars è tipico in cinese, tutti lo sanno. Ma andiamo avanti perché non è l'unico, c'è quello della Cina, ragazzi. Un attimo, ragazzi, mi sa che mi sto confondendo. Uno di due dovrebbe essere giapponese, perché non è possibile che sia questo e Cina e poi anche questo qui dopo è Cina. Cioè non ha senso. Ragazzi, per favore, credo che questo sia giapponese. Questo mi sembra più giapponese rispetto al cinese, e questo qua mi sembra più cinese che giapponese. Quindi o Brawl Stars si scrive in più maniere differenti, quindi l'hanno cambiato. Però attenzione, guardate un attimo quello che succede. No no no, qui dobbiamo fare chiarezza su questo punto, ragazzi. Guardate, questa scritta sopra dovrebbe essere Brawl, no? E rimane uguale. La scritta di sopra qui rimane uguale, solamente quella di sotto cambia. Quindi due sono le questioni: o Stars si scrive in maniere differenti, oppure la scritta questa qui è cambiata nel tempo. Cioè magari era Brawl qualcos'altro e non Brawl Stars in Cina. Come cacchio poteva chiamarsi? Non lo so. Questo è un mistero che però dobbiamo tentare di risolvere. Se magari qualcuno di voi conosce il cinese, per favore ci faccia sapere cosa c'era scritto prima o cosa c'è scritto adesso. In effetti adesso è più figo, diciamo, però magari significa qualcosa di diverso. Assurdo, hanno cambiato proprio i caratteri della scritta. Va bene, ragazzi, andiamo avanti però a vedere altri loghi di Brawl Stars. Abbiamo quello della Corea, che per me è probabilmente la scritta più figa tra tutte. Ma davvero, cioè, ragazzi, i coreani spaccano, eh. Cioè, cacchio, ma che Brawl scritto così sembra proprio due persone che si stanno picchiando. E poi Stars dovrebbe essere questo qui. È figo, ragazzi, a me piace un sacco quello della Corea. Qual è il logo che più vi piace, ragazzi? Ma soprattutto quale di questi voi vi ricordavate? E poi abbiamo quello del Giappone, che si scrive Brawl Stars e Brawl Stars. No, un attimo, no, scusatemi, ma se non scritto Brawl Stars qui sopra, qui cosa c'è scritto? C'è quel quadro che non cosa, signori. Cosa c'è scritto qui? Cioè, non è che non possono aver fatto Brawl Stars e poi Brawl Stars. E poi loro lo scrivono tutto attaccato a Brawl Stars. Il cervello sta andando in pappa. Volevo ora sapere qual è questa parola, che cosa significa. Comunque è un logo alquanto strano. Ed è, va bene, andiamo sul logo che questo è quello classico che ci sta adesso. E credo che cambi pirati, Brawloween e Star Park probabilmente. Volete vedere? Questo è quello pirati, Star Park logo, proprio easy. E adesso Brawloween logo. E vabbè, ragazzi, sono un pro. È come se giocassi a Brawl Stars 2017, quindi conoscesti tutti quanti i loghi alla totale perfezione. Loghi o non loghi, io direi di andare a fare una partita in Raffa Gemme, quindi la prima modalità in assoluto di Brawl Stars, con l'ultimo brawler, quindi l'inizio e la fine di tutto, ragazzi, con il signor Edgar, che però necessito dell'audio, altrimenti non riesco a giocare decentemente. Anche da fermo ho fatto una bella kill, ok, mi hanno anche killato, no problem. L'importante è che ho fatto fuori la torretta che aiutava quel boh. Ok, qui faccio esplodere una bomba inutilissima. Va bene. Io sto qui perché tanto appena posso faccio fuori tutto, tipo in questa maniera qui, fra double kill, anche triple kill, ce la faccio, ragazzi. Faccio fuori tutta quanta la squadra nemica e mi vado anche a nascondere, così non dovrebbero sapere più dove sono. E di nuovo la double kill, triple kill, triple, no no no
no, dove vai? Dove vai? Fra, tripla kill di nuovo, ragazzi. Cioè, se non siamo noi adesso i migliori in partita, non so davvero come farlo a diventare. Ok, la tripla non la possiamo beccare perché quel bo è già morto, purtroppo, per fortuna. Vado qui e c'è di nuovo un'altra kill da questa parte. No, torretta infame, perché sono le lame. Ok, no, non ci schiattare, signorino Carlitos. Allora, qui necessito del gadget. Vado qui avanti, faccio fuori questo bo, faccio fuori anche quest'altro e faccio fuori alla fine anche la compagnella Jessie. E poi la torretta va fuori me. Non fa niente, l'importante è che ho fatto questa tripla kill per poi schiattare e permettere ai miei compagni di squadra di riuscire a vincere, signori. È così che si gioca a Brawl Stars. Like, iscrizione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!